La Regione Toscana ha speso 2 milioni e mezzo di euro per i lavori di ripulitura e ripristino delle strade e degli argini nei comuni dell'Aretino e del Senese danneggiati dal maltempo del 27 e 28 luglio scorso e ne occorreranno altri 15 per realizzare le opere in grado di garantire una maggiore sicurezza ai cittadini. Il punto sugli interventi è stato fatto dal Presidente della Regione Enrico Rossi e dall'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli nel corso di un incontro con i rappresentanti delle province di Arezzo e Siena, di 14 comuni aretini e 12 comuni senesi. Al centro dei lavori anche la fase 2, quella dei risarcimenti ai cittadini e alle aziende. Sappiamo che il riconoscimento può arrivare a 5.000 euro per quanto riguarda le famiglie e 20.000 euro per quanto riguarda le attività produttive. C'è questo tempo di 60 giorni attraverso i quali i comuni che fanno da collettori devono recuperare queste richieste e fornirle alla Regione per essere inoltrate. Ora si tratta di lavorare al meglio, continuando con questa collaborazione, per dare la giusta risposta a chi può vedere le proprie richieste riconosciute. Nel corso della riunione è stato sottolineato come i lavori fatti negli anni scorsi per la messa in sicurezza del territorio abbiano evitato danni maggiori. Intervenire e fare lavori con metodo, con puntualità, ha consentito anche di recente di evitare che la Toscana fosse travolta da un'alluvione. L'episodio di sabato e di domenica abbiamo avuto qualche difficoltà, ma nel complesso ci sono danni puntuali, ma nel complesso la Toscana ha tenuto, è stato evitato il disastro grazie davvero ai tanti lavori fatti in questi 7-8 anni.